Ma kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono veramente emozionato perché questa volta ragazzi vi presenterò un set di periferiche gaming di un'azienda che non ho mai trattato e che onestamente ho scoperto da pochissimo. Questo merito devo darlo a Roberto, il PR appunto, che tratta di questi prodotti. Prodotti top, a dei prezzi non del tutto accessibili, ma essendo comunque prodotti di fascia alta uno deve anche pagarli. E sono veramente contento ragazzi di spaziare, diciamo, anche per questo genere di prodotti. E sono stato il primo a essere curiosissimo appunto in merito a questo set. E la cosa che ho scoperto ragazzi è che questa azienda è da anni, ma veramente tanti anni, che crea periferiche di alta qualità. E da poco è stata acquisita niente po' di meno che da Turtle Beach, che insieme hanno deciso di creare delle periferiche top per PC. Dunque in questo video ragazzi vedremo un set di ROCCAT completo, dunque tastiera, mouse e cuffia o headset. Partendo proprio dalla tastiera, cioè la Vulkan TKL. Essendo TKL, ragazzi, sono quelle tastiere che gli manca, diciamo, la parte del tastierino numerico. Dunque, leggermente più piccole delle classiche tastiere, e questo favorisce ovviamente anche il gaming, perché avendo meno ingombro, il mouse riesce a stare vicino alla tastiera, dunque, diciamo, nell'ambito gaming è molto più utile rispetto ad avere una tastiera molto lunga e dunque avere il braccio che deve per forza stare da un lato o la tastiera girata dall'altro. Ma andiamo a conoscerla immediatamente. La Vulkan TKL è una tastiera sottile realizzata con un rivestimento superiore in alluminio zigrinato in lega aeronautica, mentre quello inferiore è la classica scocca in plastica ma di buona qualità. Misura 360 mm di larghezza, 34 mm di altezza e 133.3 mm di lunghezza e pesa 660 grammi. Sulla parte superiore troviamo i tasti con switch Titan Optical, che sono meccanici ma non del tutto, visto che si attivano grazie al fascio di luce. Tutte le digitazioni che faremo avranno un input immediato. In sostanza avremo il classico feeling di una tastiera meccanica, dunque con una corsa lunga, ma con un'attenuazione molto più veloce e precisa. Ma non è l'unica cosa tecnologica presente in questa tastiera. Infatti all'interno troviamo addirittura un processore, cioè l'ARM Cortex M0 a 32 bit, così da aiutarla a dare il meglio di sé in ogni ambito. Come non parlare anche dell'illuminazione, a mio avviso straordinaria e diversa da ogni altra tastiera sul mercato, visto che i bordi dei tasti sono completamente scoperti, così da far passare molta più luce, creando un effetto visivo molto bello da vedere. In alto si trova la parte multimediale, con un controllo del volume che assomiglia ai mixer musicali, oltre che altri pulsanti, compreso quello per la game mode. Come avete visto ragazzi è una tastiera davvero particolare, e come illuminazione la trovo fantastica, cioè mi gasa proprio a guardarla onestamente. Il costo è leggermente proibitivo per chi cerca una tastiera classica, non proibitivo per chi cerca una tastiera durevole che magari fa insomma tornei eccetera eccetera, perché è veramente una tastiera che merita davvero tanto. E ora passiamo al mouse gaming, cioè il Burst Pro. Anche questo mi ha colpito fin da subito per il suo design particolarissimo. Unica pecca, vi dico già subito, che purtroppo non è wireless, sta cosa la odio profondamente. Dunque andiamo subito con la presentazione. Il Burst Pro è realizzato in plastica opaca con delle parti lucide sul lato. La scocca superiore è semitrasparente, dove al di sotto è presente una griglia a nido d'ape che lascia passare la luce dei LED RGB, e l'effetto è davvero d'impatto. Sulla parte superiore si trovano i due tasti principali con la tecnologia Titan, che offre click rapidi e precisi con un feeling molto simile ad una tastiera e garantiti fino a 100 milioni di click. Poi troviamo il tastino per regolare i DPI e la classica rotellina, mentre sul lato sinistro abbiamo altri due tasti personalizzabili. Al di sotto del mouse si trovano i cuscinetti ed il sensore ottico che supporta dai 100 ai 16.000 dpi. Se poi contiamo che questo mouse pesa solo 68 grammi ed ha un'ottima ergonomia, lo rende davvero perfetto per lunghe sessioni di gioco. Venendo al cavo USB, è un Phantom Flex molto flessibile, così da permettere movimenti fluidi e veloci senza ostacoli. Anche in questo caso ragazzi il prezzo di questo mouse è abbastanza elevato per essere un mouse, infatti si posiziona sulla fascia, diciamo, alta del mercato, visto che il prezzo si aggira intorno ai 74,90€, 70, 80, insomma dipende dai siti. Dunque un mouse che è proprio lì, perché appunto ci sono ad esempio quelli di Razer o di Logitech che puntano anche ai 150€ di mouse, se non di più. Dunque questo è nella fascia alta dei mouse, non nella fascia ultra top. E finiamo con le cuffie, cioè le Elo 7.1. Sì, devo dire che i nomi non è che mi piacciono proprio particolarmente, perché sono mezzi scioglilingua, però vabbè. Surround 7.1, un suono a 360 gradi con molte personalizzazioni tramite software, insomma qualità costruttiva molto molto valida, audio veramente perfetto per questa fascia di prezzo, veramente, anzi potrebbe costare quasi qualcosina in più per l'audio che offre. Partiamo subito dalle prestazioni, visto che queste cuffie, avendo all'interno tutto l'hardware di Turtle Beach, come qualità sono al top. Il suono è chiaro, i padiglioni hanno due driver al neodimio da 50 mm, sviluppando un audio a 360 gradi con surround 7.1 davvero da sbava. Troviamo anche la modalità Superhuman Hearing,
che amplifica i suoni come la ricarica delle armi o il rumore dei passi alle spalle di un nemico, dunque molto utile negli FPS. Parlando di qualità costruttiva, siamo su buoni livelli, con un archetto morbido con il logo Rocket posto al centro, telaio in metallo e i due padiglioni in similpelle con imbottitura e memory foam, dunque molto comodi per le lunghe sessioni di gioco. Sul padiglione sinistro sono presenti tutti i controlli ed ingressi, come quello per il microfono, USB-C per la ricarica, il tastino di accensione e spegnimento, quello per il muto e le due rotelline per regolare l'audio di gioco e della chat. L'unica grande pecca che me ne fa un po' cadere è l'assenza del jack 3.5. Dunque non si potrà collegarlo ai vari controller, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch che sia, e nemmeno la console in sé. Dunque questa diciamo che è una grande pecca a mio avviso, perché è dedicato soltanto all'ambito PC. Da una parte posso capire l'azienda, visto che nel loro catalogo sono presenti prodotti, cioè cuffie così, dedicate proprio alle console. Però lo trovo quasi ingiusto non inserire un jack, visto che gli costa niente, per poter permettere alle persone di decidere dove poter utilizzare le cuffie. Sì, ok, su PC ho l'audio fighissimo, eccetera, eccetera, però non posso usarle con lo smartphone, non posso usarle con la televisione, non posso usarle con le console. Dunque sono limitate proprio all'ambito PC. Come ultima cosa volevo parlare dopo due secondi del software di Rocket, il software che unisce praticamente tutte le periferiche. Abbiamo una personalizzazione completa sia di mouse che di tastiera che di cuffie, dunque ogni cosa viene riconosciuta, si potrà aggiornare il firmware, si potranno modificare i colori sia della tastiera che del mouse che delle cuffie, effetti vari ed eventuali come siamo ormai abituati, si potranno creare macro, si potranno modificare i tasti della tastiera, così come appunto quelli del mouse. Insomma, la personalizzazione che conosciamo ormai tutti è presente anche con i prodotti Rocket. Il software è veramente ben fatto, molte informazioni, molte cose da modificare anche per le cuffie, dunque anche in questo caso sotto il profilo software e personalizzazione promossa a pieni voti. In descrizione comunque ragazzi troverete tutti quanti i link di Amazon se li trovo, del sito ufficiale sicuramente, per avere più informazioni dei prodotti. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile in qualche tipo di scelta. Un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!